titolo personale, ognuno parlerà per sé e sarà responsabile di ciò che dice. I consigli che daremo, sia io che Salvatore o chi parlerà, saranno puramente indicativi. Non è che noi siamo avvocati o che ognuno fa il suo lavoro, dice la sua, e poi ognuno è libero di scegliere poi quello che fare. Non sono imposizioni, sono punti di vista equilibrati e quindi ognuno è responsabile alla pari di quello che dice. Quindi, per iniziare, oggi abbiamo la dell'azienda consegnata a mano e niente, che mi dice che da venerdì non potrò accedere al lavoro se non c'è questo primo pezzo. Non mi esce la parola. Adesso non ci daremo tutte quante le cose e vediamo un attimo cosa ne esce fuori. Intanto volevo salutare tutti quanti e soprattutto Salvatore. Non so se c'è la parola, la macchina che ce l'ha, Salvatore, allora. Ciao, buonasera a tutti. Mi Pronto, Salvatore. sente male? Non so se a me mi sentite normale, bene. Io mi sento male? Sì, sei un po' intermittente, non c'è proprio la voce limpida. Vabbè, Allora io sarà la si capisce il linea. senso complessivo di quello che hai detto, però diciamo. Io ti sento malissimo, Antonio. Lo vedi, anche la signora qui lo dice, eh. Oh, sì, sono. L'importante è che sentite, Salvatore, tu ti senti No, bene. io ti sento veramente malissimo. Antonio, vuol Va dire che bene. parlerai a Jesse stasera, dai. Invece Va bene, Salvatore c'è sento bene. A la linea. Salvatore, sentiamo. Salvatore se sento benissimo, a te no. No, ma lui c'ha il problema Va al microfono. Anto, c'è il microfono che lo devi sistemare meglio. Non so, però prima quando mi hai chiamato si sentiva bene, però adesso. Adesso così vicino mi sentite meglio? No, io ho l'impressione che tu però non stai collegato con la webcam. Cioè, Allora sei sicuro che aspetta. stai parlando col microfono? Aspetta, impostazioni, Capito? microfono. No, come sai che è quello? Allora può Adesso essere. questo? Ecco, vedi che si sente bene adesso. Parla un po'. Allora questo è il microfono. Lo vedi? Ho detto, Ok, mi senti bene? no? Ecco, Adesso adesso sì. meglio, sì. Questa è la tua vera voce. Allora, ragazzi, scusami, ti chiudo il microfono, se no si sente il ritorno e Sì, dopo, sì, sì. se tu vuoi, poi alzi la mano se puoi parlare. Saluta Salvatore e poi cominciamo, No, dai. stavo dicendo buonasera a tutti, grazie per essere qui nel giorno più lungo, no? Cioè prima della vigilia, dell'antivigilia del giorno più lungo. Questa l'abbiamo un po' intitolata, questa piccola trasmissione, così, no? Antonio l'ha creata così, giustamente, perché sarà veramente, io penso, un giorno che rimarrà nella storia per decenni. E quindi praticamente sono tutti in fibrillazione, no? Pensando a questo 15 ottobre. E noi facciamo qui una riflessione tra amici. Come ha detto Antonio, nessuno di noi è psicologo, nessuno di noi è avvocato, prete o quant'altro. Siamo tutti normali cittadini, chi più, chi meno informato di certe cose, ma diciamo lo facciamo solo con spirito di fratellanza e buona volontà. Poi manteniamo anche un linguaggio un po' forbito, perché magari Antonio poi metterà qualche frammento di questo video anche online, quindi diciamo che di mantenere un linguaggio anche un po' così, diciamo, aperto a tutti, al dialogo, eccetera. Vabbè, non so se c'è qualche domanda specifica, qualche tema da affrontare, Antonio. Allora, io intanto riprendo la linea. Volevo dire a tutti quanti che saremo fino a venerdì qua, tutti quanti insieme collegati. Scherzo. Certo, No, è era una vero, è battuta. vero. Allora, il collegamento più lungo. Senta ancora, sì. sì. Allora, niente, allora c'è Valentina che voleva parlare un attimo e poi se volete, ragazzi, mettetemi le domande in chat. E Salvatore le legge e o io o lui risponderemo. Quindi le vostre domande mettetele in chat mano a mano e poi piano piano do la parola. Comunque ecco, adesso faccio parlare Valentina. Valentina, c'hai la parola, vediamo se ti senti. Ok,
di cambiare microfono all'inizio, quando avevi problemi, se provavi a metterti le cuffie perché ti si sentiva malissimo. E per il resto aspetto, vi ascolto e poi vi chiedo una cosa più avanti, ok? E poi lo chiedo adesso se c'è, c'è la parola, chissà che siete No, dopo. preferisco prima ascoltare, ok? Va A bene, dopo. ok. A Ok, dopo. grazie. Allora, Valentina, Salvatore, allora tu spiegaci un attimino i nuovi sviluppi, diciamo, di questa cosa, perché adesso è arrivato il decreto attuativo che, diciamo, ha scombussolato un po' tutto e ha dato un po' più di armi a queste persone, a questi personaggi, per bloccarci. Cosa c'è di nuovo che è successo nelle ultime Sì, 24 diciamo che ore? nelle ultime ore, diciamo che il tema della comunicazione, no, che è molto caldo, cioè di non dimenticarci, non dobbiamo dimenticarci di dare comunicazione al datore di lavoro, diciamo, di quello che faremo il 15. Va bene? Quindi se aderiamo allo sciopero, d'accordo, c'è anche lo sciopero in ballo. Quindi chi vuole aderire allo sciopero, che mi sembra un'ottima cosa, lo comunica come fosse qualunque altro sciopero. Non credo che è la prima volta che scioperiamo, no? È un sciopero come tanti altri, ci sono varie modalità per dare un minimo di comunicazione dello sciopero e vanno usate quelle. Se invece non si vuole scioperare, ma praticamente comunicare come fosse una giornata qualunque al datore di lavoro che non sia il Green Pass, no? Lo si deve fare magari la sera prima, giusto momento, la sera prima, la mattina molto presto, si fa una PEC oppure una mail che il datore ha comunicato ai lavoratori, presso cui comunicare questa cosa. Diciamo, io non sono del parere di fare troppi conflitti, polemiche, tanto non è che serve a niente aggiungere frasi personali. Bisogna attenersi al decreto, quindi comma 6, articolo 1 o 3, a seconda se è privato o pubblico, quindi una fredda comunicazione ai sensi del, ripeto, del decreto legge 127-2021, articolo 1, comma 6 per il pubblico e articolo 3, comma 6 per il privato, in cui si comunica che non si può, non si potrà essere presenti in servizio causa assenza, mancanza di Green Pass. Questa è la cosa minima per evitare il licenziamento, perché se non facciamo questo saremo anche licenziati, no? Quindi è sempre doveroso comunicare al datore di lavoro il motivo dell'assenza. Poi i ricorsi, ovviamente bisogna andare ad un avvocato e si possono fare tutti i ricorsi del mondo. Io penso che in questa fase iniziale bisogna più che altro vedere che piega prenderà la storia. E poi l'altro tema importante era lo smart working. Io stesso sono un lavoratore che ha lavorato in questi 2 anni in smart working, come molti del settore privato e pubblico. Quindi molti chiedevano che succederà. Dalle ultime ore, come diceva Antonio, gli ultimissimi sviluppi, le circolari che stanno arrivando, effettivamente non si potrà più lavorare in smart working, cioè perché è legato alla presenza fisica. Quindi lo si può continuare a fare solo se lo si alterna con giorni di presenza fisica, cosa che per noi è impossibile. Quindi non si può più avere lo smart working. Potrà accadere, come accade anche da me, che siccome le persone, diciamo, sono utili al dirigente, il dirigente proverà a darti lo stesso lo smart working, ok? Anche quelle 2 o 3 giornate a settimana. Però questo è anche rischioso per noi, perché praticamente noi andremmo contro i decreti Brunetta. E quindi c'è il rischio addirittura che un domani ci possono togliere la retribuzione. D'accordo? Quindi stiamo attenti a questo aspetto, cioè non fare cornuti e mazziati. Dovremmo essere sinceri e parlare con i nostri dirigenti e dire: guarda, non me lo proporre nemmeno perché non lo posso fare. Perché lavorare solo 1 o 2 giorni a settimana è di fatto impossibile, non si riesce a fare niente. Con i sistemi di produttività che molti contratti ci sono, se tu fai molta assenza in un trimestre non ti pagano più la produttività, che è una grossa parte dello stipendio. Quindi veramente si lavorerebbe per stipendi da 100-200 euro al mese. Quindi io, da come la sto vedendo, poi ripeto, non è facile, poi ognuno di noi ha le regole interne, piccole sfumature, però diciamo che lo smart working dovremmo rassegnarci, secondo me, a perderlo. Anzi, sarebbe forse dannoso magari pretenderlo, perché magari un dirigente spinto alla disperazione ce lo dà, ma a distanza di un mese potrebbe essere contestato. Quindi io preferirei, cioè, sarà il mio stesso atteggiamento, che si dica la verità, cioè che non è più possibile farlo, e quindi dobbiamo purtroppo stringere la cinghia per questo mese, forse un mese e mezzo,
perché la prima finestra sarà la riconversione del decreto. A metà novembre questo decreto può cadere o essere confermato o convertito con modifiche che magari lo alleggeriscono. Quindi è un'ipotesi abbastanza fondata, perché già la politica adesso è in fibrillazione, vedete quanta paura hanno. Può anche essere che fanno finta di non fare in tempo, e lo sapete che se non viene convertito in 60 giorni del 15 settembre, il decreto decade, non è più niente, quindi praticamente si può tornare a lavorare anche senza Green Pass. È un'ipotesi. Quindi diciamo che dobbiamo anche essere positivi in questo mese e continuare a fare scioperi e manifestazioni per convincere questo governo di infami, questo regime massonico, a ripensarci, a capire che si stanno suicidando. Noi saremo pure contenti che si suicidano. Quindi sta a noi continuare la lotta. Grazie. Quindi, Salvatore, diciamo, sei d'accordo con me se dico che ci vuole un attimo di calma, non farsi prendere dal panico, tanto il posto di lavoro non si perde. Si perderà qualche soldino, questo magari può dare fastidio a qualcuno magari non ne può fare a meno, e lo capisco. Però qua io riporto sempre diciamo all'ordine, no? L'obiettivo che ci abbiamo, io Salvatore c'è questo compito, no? Tu magari parli dell'aspetto legale, io parlo dell'aspetto puramente motivazionale. Perché noi dovremmo rifiutare questo Green Pass? Ci vuole una motivazione forte. Innanzitutto bisogna capire da cosa è composto, quindi da dove parte questo Green Pass, perché e poi dove è applicato. In Europa praticamente solo in Italia. Allora, già partendo da questo, uno dice, vabbè, allora ci state prendendo in giro. Perché? Se in altri posti d'Europa non esiste. Appena in Francia qualcosa, però sul lavoro non esiste. Allora c'è qualcosa di politico. Però se c'è qualcosa di politico non si può risolvere così, perché se c'entra la politica, io non voglio parlare a livello sanitario perché non sono dottore, se c'entra la politica significa che questa è una dittatura. Cioè si sta andando verso una dittatura di fatto. E non va bene così, perché il primo articolo della Costituzione italiana garantisce il lavoro. Poi ci sono dei contratti nazionali. Io ho un contratto con il mio datore di lavoro che lui, io lavoro, lui mi paga. È difficile poi controvertire questa cosa. Adesso loro dicono che non ci pagheranno. Se ci sospendono non ci pagano. Ma bisogna anche vedere poi all'atto del... quando poi io vado a prendere lo stipendio di questo mese, da questo mese, se lui può fare questa cosa. Io penso che non lo possa fare. E penso che tutto quanto una strategia per spingere le persone ad andare a dare il braccino, no? Il braccino. Perché questo braccino significa altro. Io stasera non voglio scendere in questi particolari perché è una chat molto leggera. Non vale la pena approfondire perché sono temi abbastanza seri. Giusto, Salvatore? No, certo, è tutto bene, Antonio, per carità. E più che altro motivazionale, così per stare un po' insieme, fare due chiacchiere, stare sereni prima di questo giorno che comunque rimarrà nella storia. Quindi adesso intanto ci ha alzato la mano Eleonora e cominciamo a far parlare qualcuno, e gli altri che vogliono aggiungere qualcosa, anche se magari non vogliono parlare, non vogliono apparire, me lo scrivono in chat se hanno qualche cosa da chiedere, tanto lo leggiamo tutti quanti insieme e magari rispondiamo. Adesso diamo la parola un attimo a Eleonora. Eleonora, c'è il permesso? E quando vuoi, dici la tua. Buonasera Anna, quale piacere, un'amica carissima. Sentite? Sì, sì. Eccoci. Allora, buonasera a tutti. E sempre grazie. E volevo chiedere il tema smart working. Giustamente, Salvatore, hai detto, come dire, se il dirigente lo propone, rifiutarlo, tra virgolette, no? Allora, nella mia azienda...
credo che si andrà avanti. Venerdì uscirà questo rumors, venerdì uscirà una nota sul Green Pass, cioè della serie procediamo come normativa sul Green Pass, e dalla settimana prossima verrà articolato invece la presenza alternata tra presenza fisica e smart working, cioè una settimana andremo in presenza due volte e la settimana successiva in presenza tre volte. Quindi se è il datore di lavoro, al di là del fatto aderire o meno, no? Cioè, o pensare invece di dire ok, non voglio neanche sottopormi al tampone, perché comunque il Green Pass i due giorni di presenza lo devi fare, perché verremo controllati tutti, neanche a campione. E se è il datore di lavoro, che quindi scrive, fa un ordine di servizio, mette nero su bianco, ci si può pensare, oppure è proprio da evitare perché potrebbe esserci quel ricalcolo retroattivo, secondo la tua idea, secondo la tua esperienza? Sì, Eleonora, grazie, sei molto tecnica. D'altronde l'altra sera hai detto, hai avuto anche delle esperienze insomma in uffici di personale, no? Si sente la tua preparazione, la tua attenzione ai dettagli, perché questi sono dettagli che fanno la differenza. E siamo in enti abbastanza vicini, io e te, Eleonora, quindi la mentalità è quella. Non a caso anche da me parlano di 3 giorni di presenza a settimana e 2 di smart working. Però come dici tu, è chiaro che se uno fa un tampone, cosa che noi sconsigliamo, però se uno si trova a fare un tampone, la settimana può accettare anche lo smart working, va bene? Perché se è stato presente fisicamente, quindi si è legittimato a finire la settimana in smart, d'accordo? Su questo nessun dubbio. Il problema si pone quando tu la settimana non vai fisicamente, d'accordo? Come per noi dovrebbe essere la normalità non andare. Allora a quel punto per me non si deve pretendere di fare lo smart working, cioè lo stesso dirigente lo dovrebbe capire. Allora come dici tu, un'altra sottigliezza molto importante hai detto, dipende dall'ordine di servizio, perché i dirigenti sono abituati a cose informali, magari un messaggino anche su WhatsApp ormai, che non basta più. Allora bisogna dire in maniera ovviamente conciliatoria, cioè colloquiale, dire caro dirigente, quantomeno mi devi fare un ordine di servizio, però troviamo un accordo, perché non ha senso quello che pensi di fare, ma molti lo capiranno, molti hanno fissato col turno di rientro anche prima, diciamo. E poi chiaramente questo è uno smart working un po' dappertutto, emergenziale, non regolamentato da contratti, di fatto molto spontaneo, quindi sicuramente non può essere imposto, anche che uno può dire mi si è rotto il computer, mi si è rotto il cellulare, che cosa vuoi da me? Molti lavorano anche con strumenti domestici, molte amministrazioni non hanno neanche dato il computer ai dipendenti, quindi di fatto non si può imporre. Secondo me bisogna trovare un accordo col dirigente che in questa fase non si può dare lo smart working a chi non è presente in quella settimana anche fisicamente. Se invece chiaramente ti fai un tampone e ci vai, allora va bene, sei nella perfetta regola. Ma se non hai il tampone e non vai, lo smart diventa irregolare, soggetto e suscettibile della censura, sia per i dirigenti che lo danno che per te che lo accetti. E il decreto Brunetta è molto netto su questo, parla addirittura che è un modo di eludere, diciamo, tutta la normativa, esatto, sui contagi, sulla nuova disciplina del lavoro. Quindi quando c'è un giudizio così perentorio, poi di fronte al giudice ci sono anche i ricalcoli retroattivi, perché sei in una zona di assoluta illiceità. Quindi secondo me è un trappolone che i dirigenti faranno per garantire il servizio, ma da cui noi non ci ricaveremo altro che danni. Questa è la mia impressione, poi magari i fatti possono smentire chiunque, per carità. Non so se Eleonora voleva aggiungere qualcosa su questo, magari. No, no, sei stato chiarissimo, grazie. Io mi trovo, lavoro a direzione personale e mi trovo con la mia dirigente che è della stessa linea nostra, e poi abbiamo il direttore che forse lo potrebbe anche essere, ma è, come dire, deve adeguarsi alla norma. Quindi io credo di aderire personalmente allo sciopero, e quindi fino al 20 sicuramente, ecco, mi è stato utile sapere. Ovviamente la mattina metterò a sistema la causale di sciopero e poi vediamo, andiamo day by day.
Sì, ecco, sullo sciopero due parole, Eleonora, perché intanto è stato confermato fino al 20, quindi in realtà dura 5 giorni, no? Non so se è compreso il 20 o fino al 20, vabbè. Comunque almeno 5 giorni a partire dal 15 dura sicuramente, ok? E per di più poi, ecco, quella censura iniziale della commissione di vigilanza è caduta perché di fatto abbiamo postato oggi sulla chat che pure in Cassazione cioè, è arrivata la notifica, quindi come sciopero, almeno lato nostro dipendenti, lo possiamo tranquillamente esercitare fino al 20. Quindi questa è anche una valvola di sfogo importante per i primi giorni, per dare anche visibilità alla protesta. E poi sai che c'è, ogni grosso apparato scarica sui singoli dirigenti questo imbarazzo, capito? Almeno da noi hanno fatto così, non c'è una direttiva specifica sullo smart working. Si rimette all'autonomia del dirigente, la cosa è ancora più pericolosa perché poi dopo... diciamo questi se non stanno dentro una direttiva fanno ancora più casino, quindi io penso Eleonora che la tua esperienza pure sia giusta da sostenere, cioè bisogna avere una linea chiara nell'interesse di entrambe le parti, per come è stato oggi posto il discorso smart working da Brunetta, ma insomma ormai anche dalla dottrina aziendalistica possiamo dire, non è assolutamente possibile che una persona sta due giorni a casa e poi dopo non si presenta in ufficio. Secondo me è fuori da ogni canone, quindi dobbiamo un attimo anche noi prendere coscienza di questo, anche se magari ci fa male perché ci avrebbe fatto comodo fare magari un paio di giorni a settimana, ma secondo me in questa fase è solo deleterio. Grazie. A te. Buonasera a tutti, sono Marco, scusate non so come si alza la mano, quindi sono entrato direttamente in audio. Mi sentite? Sì. No, ok, grazie. Vi ho ascoltato, quindi grazie delle informazioni che avete dato, Salvatore in primis. Però volevo chiedere, ma voi in particolare, riferendovi al decreto Brunetta, quindi state parlando di amministrazione pubblica? Giusto? Per il momento? Sì. Ok. Io lavoro in un'azienda privata, sì, e anch'io è un anno e mezzo che faccio smart working. Quindi la domanda è, cambia qualcosa? Finora a me non mi è stato comunicato nulla. Quindi io per adesso neanche ho comunicato nulla all'azienda. Quindi non so... Se c'è una risposta, perché mi rendo conto che poi sono cose molto particolari. Ho fatto un distinguo tra Brunetta e dottrina aziendalistica, ho detto, cioè la tendenza delle grandi multinazionali. Cioè, è chiaro che una grande azienda privata tende un pochino sempre a uniformarsi, poi il caso di Eleonora, lei ci ha spiegato l'altra volta che sta in un'azienda comunque in mano pubblica, quindi quasi pubblica di fatto. Certo, però un SPA può sempre decidere diversamente da Brunetta. Quindi dipende dal tuo datore di lavoro, immagino che farete dei turni settimanali, no? Prima o poi ti arriverà il turno della settimana, ok? Quindi tu vedrai quando stai fisicamente e quando stai in smart, no Marco? Sì. A quel punto tu devi dire in buona fede al tuo datore di lavoro, guarda io però presente fisicamente non ci sarò, che fai? Me lo fai fare uguale lo smart? Ecco, infatti quello... Te lo possono anche lasciare, se loro fa comodo e se anche a te fa comodo, ti può tenere quei 2-3 giorni che ti lasciano, nel privato ci può anche stare, diciamo. Però ricordati la struttura delle produttività, cioè anche nel privato, cioè che succede? Se tu hai pochi giorni di presenza in un trimestre, lo stipendio viene fortemente penalizzato poi, capito? Non è che noi guadagniamo a singola giornata come muratori. Certo. D'accordo? C'è una componente giornaliera, ma c'è poi una componente trimestrale o quadrimestrale, cioè se tu in quel trimestre fai molte assenze, come saremo costretti a fare, diciamo che lo stipendio è veramente incide. Ridotto al minimo, capito che vuoi dirti? È ridotto al minimo perché tu non intercetti la quota di produttività, cioè devi pure farti dei calcoli specifici, tecnici. La linea massima, un privato può anche ammettere uno smart working completamente, diciamo così, ritagliato su situazioni particolari, personali. Però vedo anche da altri amici che lavorano nelle grandi aziende, cioè Daniela, che anche le grandi aziende private più o meno ragionano come pubblico, cioè se non vieni in sede non ti danno lo smart, capito?
diciamo che a noi ancora non hanno comunicato niente da questo punto di vista, è arrivata solo la comunicazione che per coloro che vanno in azienda il controllo verrà effettuato all'esterno. Vabbè, i controlli non c'è dubbio che li faranno, no? Quindi, esatto. Cioè, noi abbiamo detto sin dall'inizio, l'abbiamo dato per scontato, no Antonio? Ma abbiamo sconsigliato di forzare la mano. I controlli certo. Li faranno tutti. Se tu entri, vieni beccato, ti danno la sanzione di 1000 euro e più la sospensione disciplinare, cioè poi ti pregiudica anche la carriera. Un provvedimento disciplinare, per carità, se uno fa una battaglia anche così, io lo ammiro, non è che stiamo dicendo che non saluteremo più chi prova a entrare e a esercitare anche i suoi diritti in questa maniera, per carità, tutte le forme di lotta tra di noi sono benvenute, però realisticamente dobbiamo anche preservarci e cercare anche di sopravvivere economicamente in questa fase, no? Se andiamo a buttare 1000 euro, 2000 euro così... bisogna lottare sì, ma bisogna essere anche realisti, perché io da quello che intuisco... Il punto è forzare adesso la mano, sta settimana. Cioè, se è vero, io ho letto che, oltre per dire, no, estendiamo il discorso a tutta l'Italia, adesso vediamo un po', oltre ai portuali di Trieste si sono uniti quelli di Genova e di Gioia Tauro. Se noi, quelli che siamo, 10%, 10 milioni di che non si sono fatti il punturino, no, se resistiamo adesso, la speranza è che tutto si blocchi, che crolli tutto. Il punto è che se questo poi non inciderà e il governo andrà avanti, è chiaro che poi uno, come dicevi anche tu, dobbiamo pure campano. E quindi là è dopo capì come ognuno poi agirà, cioè chi resiste, chi potrà resistere fino al, che ne so, 15 novembre, quando poi si spera che decada il decreto legge, lo farà. Chi può resistere di meno è chiaro che poi dovrà trovare le strategie per barcamenarsi e campare, insomma, portare avanti pure la famiglia, no? Penso che sia questo un po' il punto, ecco. Sperare che crolli tutto in una settimana, 10 giorni, quello sarebbe l'ottimo. Dopo forse si ragionerà di nuovo, immagino. Marco, ecco, questo. Eccomi, sì, Marco, sì, ti do la parola, Antonio. Grazie, ti rispondo io. Allora, penso che qua dobbiamo tornare ai motivi che dicevo prima. Perché stiamo facendo questo? Secondo te perché, Marco? Cioè, noi stiamo facendo questo perché, che ne so, vogliamo rompere il cazzo alla gente, perché ci gira così, perché... Cioè, c'è una motivazione forte che noi, perché noi ci stiamo opponendo, no? Perché la questione non è sanitaria, la questione è politica. Allora, se è una questione politica e mi obbligano a mettermi una sostanza dentro le vene che non so cos'è, primo, sicuramente la sperimentazione, lo dicono le stesse case farmaceutiche, che è scritto sui bugiardini. Mi fanno firmare una liberatoria per scaricarsi la responsabilità. Allora, sicuramente non è una cosa che mi farà bene, io presumo. Giusto, Salvatore? Ti mi ero distratto un attimo, perdonatemi, sì. Ok. Allora, lo riconosco. Marco, allora, se tu c'hai ben presenti questi motivi, allora potresti avere la motivazione per affrontare questa guerra. Questa, ragazzi, è una guerra. È una guerra che lascerà sul campo morti e feriti. Allora, tu vuoi far parte dei morti e feriti, Marco, parlo per Marco e parlo con tutti. Oppure vuoi fare parte di quelli che fra 3, 4, 5, 7 mesi, 12 mesi si occuperanno di ricostruire, perché dopo la guerra c'è la ricostruzione e quelli sani, quelli forti, quelli lungimiranti che si sono nascosti durante la guerra, che sono nascosti, hanno evitato le bombe, hanno evitato tutte quante le restrizioni, hanno comprato le robe al mercato nero, hanno fatto qualche nottata sotto a un ponte. Allora, queste persone scavalcheranno la guerra. E manco può essere anche se no, perché le metti sotto a un ponte, casca una bomba, ammazza lo stesso. Però almeno ci ha provato a mettere sotto al ponte. Se tu ti metti, come diceva mio nonno, in piazza 10 persone, casca una bomba e ammazza tutte e 10. Allora, che vogliamo fare? Vogliamo metterci in piazza con questo braccino, aspettare che casca la bomba, o vogliamo salvarci, Marco? Tu che vuoi fare? Ti faccio questa domanda, rispondi per favore. Condivido le motivazioni iniziali, perché penso, visto che noi siamo qua, abbiamo tutte la stessa convinzione. Non è così, però. Quindi,
Non è così, non è così, perché se tu hai parlato così significa che le tue motivazioni sono molto deboli. Ah, no, no, ma io su quello del vaccino è chiaro che io non me lo faccio. No, no, su questo te posso dare la garanzia. Magari dopo, come anche è stato detto, magari uno, se è costretto pure a dover rientrare al lavoro, magari forse toccherà fare pure un tampone, non lo so. Marco, scusami, Marco. Ecco, stiamo perdendo tempo dicendo sempre le stesse cose. Io ti ho detto una cosa un attimino più sollevata, e tu ti ritorni dentro il posto, e allora ti devo togliere la parola e facciamo parlare un attimo Salvatore su questa cosa un attimino velocemente, e poi do la parola ad altre persone. Grazie, Marco. Ok, vai Salvatore, aggiungi qualcosa, poi vediamo chi vuole parlare. La metafora della guerra non l'abbiamo creata noi, no? È il regime stesso che sin dall'inizio ci ha sempre tenuto a ricordarci che questa era un po' una guerra. Hanno messo il generale Figliuolo così per dare questa immagine, no? Un generale che fa i vaccini, cioè per rendere esplicito il fatto che questa è una terza guerra mondiale, si combatte con le siringhe, con gli aghi, non con le bombe, no? Ce l'hanno detto loro, ma in effetti è giusto. I numeri economici sono da guerra, no? La caduta del PIL è una caduta che si verifica in genere quando c'è una guerra molto importante. Quindi la guerra veramente è avvenuta anche in termini di morti e feriti. Tutti morti sia di Covid che da vaccino sono tantissimi. Quindi guerra è guerra. L'abbiamo chiamata stasera, no Antonio, il giorno più lungo, proprio perché il giorno più lungo è stato il 4 giugno, 6 giugno, che era il 6 giugno del 44, lo sbarco alleato in Normandia. È un evento epocale, no? Quindi sì. Diciamo atteso da diverso tempo, e finalmente all'alba di quel 6 giugno si sono concentrate sulla Normandia un'infinità di forze alleate, e quindi tutto il giorno si è combattuto come mai nella storia dell'umanità, insomma un numero impressionante di bombe, di assalti, di morti, quindi veramente una cosa pazzesca. E quindi questo 15 ottobre corrisponde un po' allo sbarco di Normandia della Seconda Guerra Mondiale. Resta da capire se noi faremo la parte dei tedeschi che vennero annientati o degli alleati che poi pochi mesi dopo arrivarono a Berlino. Quindi speriamo di essere come gli alleati, va bene, faremo cadere il Führer, il nuovo Führer che è Mario Draghi, il nuovo dittatore, e anche lui magari si chiuda in un bunker e faccia quello che deve fare, insomma, più o meno come ha fatto Hitler il 30 aprile, mi pare che sia, del 45. Allora, prego, allora. Che è troppo cosa, no? Se poteva dire. Sì, sì, no. Infatti no, stai al limite, stai al limite. Dice che in galera si mangia, almeno in galera Marco, c'è vita alloggio, un modo per nascere ce lo devi trovare, mica ti fare entrare così. Salvatore, no? Allora, visto che nessuno vuole fare qualche domanda particolare, adesso voglio dare un piano B, uno dei tanti. Perché tutti questi amici nostri che stanno dentro il mio gruppo, che danno forza anche a me in questo momento particolare della mia vita, penso che tutti viviamo un momento particolare. Allora tanti si domanderanno, ma che cosa facciamo? Pure Marco diceva, cosa facciamo? Allora, a livello, diciamo, politico-legale, abbiamo già parlato, abbiamo snocciolato tutto quanto, e diciamo, non c'è niente di chiaro, nessuno ha la verità in tasca. Però possiamo crearci un piano B. Io vi racconto il mio piano B. Io sto collaborando con un'azienda agricola, la finanzio un po', se posso che vado a dare una mano. Dovevamo starci il 10 per farlo vedere a tutti quanti, solo purtroppo nei campi quando piove i campi arati, i campi lavorati assorbono molta terra, quindi fanno come delle spugne. Quindi non erano praticabili e sarebbe uscita una cosa non troppo simpatica. 40-50 persone scorazzate nel fango non è una cosa bella, quindi abbiamo preferito abortire questa cosa. Però ve ne parlo perché secondo me dobbiamo tornare un attimino alla terra, perché questo mondo secondo nella ricostruzione sarà diviso in due, sarà diviso in quelli che rimarranno col sistema. Io dico 50-50, non siamo tanto differenti come percentuale, comunque siamo molti quelli che non la pensano come loro, diciamo 50-50. Tanti rimarranno col sistema, in città, mangeranno quello che dicono loro,
e tanti torneranno alla Terra, perché sarà inevitabile per vivere in un certo modo tornare alla Terra. E quindi io mi sto creando insieme a voi, chi mi vuole seguire, almeno un piccolino piano B, che poi lo possiamo sviluppare, c'è tutte le proposte. Io adesso collaboro con questa, diciamo, realtà, però ce ne stanno tantissime, vogliamo far conoscere anche altre per chi è interessato. Poi l'altra cosa che stiamo creando insieme a Salvatore, insieme a tutti quanti, perché questo è un gruppo, non è che ci stanno leader, io mi sono messo avanti per racchiudere tutto quanto, però diciamo, per dare un'organizzazione, no? Come nelle migliori anarchie, perché l'anarchia poi non è una dittatura, l'anarchia è che ognuno fa il suo ruolo. Io mi sono messo avanti e faccio il mio ruolo, e gli altri, chi fa il falegname, chi fa coltiva, chi cuce, chi cucina, ognuno fa il suo ruolo fatto per bene e si coordina. Allora praticamente stiamo creando pure con Salvatore dei picnic e degli incontri, che in base alla stagione dobbiamo cercare di modulare, perché d'inverno magari i picnic escono un po' male, quindi stiamo lavorando anche per creare dei posti al chiuso dove si può divertirci, parlare, confrontarci, mangiare, discutere, ballare, qualsiasi cosa, giocare a biliardino, giocare a ping pong. Ora quest'estate abbiamo fatto bei picnic con Salvatore, e domenica ci azzardiamo ai pratori del Bivaro, a Rocca Massima, bellissimo prato, ci abbiamo una sicurezza, che c'è una struttura, adesso ce ne parlerà Salvatore, che forse è meglio, così ci spiega se piove cosa facciamo, speriamo di no comunque. Salvatore, dai, spiegaci un attimo questa domenica come visto che poi molti di voi sono anche picnic, magari non tutti conoscono questa realtà. Comunque, attraverso, diciamo, anche un po' la genesi, lo studio dell'avvocato Fusillo ha lanciato questa iniziativa, il famoso Fusillo, che fa tanti video, insomma, è comunque dalla nostra parte, no? E lui l'ha chiamata la vecchia normalità, un ritorno alla vecchia normalità, cioè torniamo all'abitudine di anche di incontrarci di persona. Quindi attraverso il suo studio ha messo a disposizione un sito che consente appunto di inserire questa proposta di picnic, così da coinvolgere anche persone che ancora non conosciamo. Infatti abbiamo fatto anche, vero Antonio, conoscenze piacevoli con persone appunto che casualmente sono venute, e poi siamo rimasti in contatto. Quindi il prossimo è domenica prossima, appunto, quindi abbiamo detto 17, sì, domenica 17 prossima, quindi due giorni dopo il D-Day, il giorno più lungo. Speriamo di fare il giorno più bello, insomma, un giorno bello. Quindi domenica 17 ai Castelli Romani, ai Pratoni del Vivaro, che è un posto molto bello, piacevole. Ci vediamo alle 11. Poi in chat diamo tutte le coordinate, tanto voi siete tutti iscritti a queste chat, no? Ricorderemo poi in chat il luogo dell'appuntamento. E poi vediamo anche il tempo. Se il tempo è stabile non c'è bisogno di un piano B. Se il tempo è un po' incerto, ci spostiamo là vicino e c'è un bar gastronomia all'aperto, però con delle coperture, che quindi possiamo anche intrattenerci un pochino, sempre nella natura, ovviamente senza obbligo di Green Pass, stiamo un po' insieme, mangiamo qualcosa, e facciamo due chiacchiere come abbiamo fatto negli altri picnic. È una cosa sempre da mantenere, io penso. E fermo restando quello che dice Antonio, è giusto, è molto saggio, sia cercare di trovare strutture anche coperte che ci consentano quest'inverno di proseguire questa simpatica e socievole attività, ma anche appunto, ancora più pensando avanti, pensare sempre di più a un modello di società diverso. Da più parti dicono infatti che le città diventeranno sempre più invivibili in questo nuovo scenario Covid, diciamo, no? Che sarà aggravato anche da crisi energetiche, crisi di vario tipo. Sicuramente ci sarà molta pressione sulle città. A meno che non siamo molto ricchi, sarà difficile viverci. Questa sembra un po' la tendenza. Quindi trovarsi dei rifugi in campagna, un modo di vivere alternativo, può essere molto saggio. Quindi sicuramente va sostenuta l'idea di Antonio. Infatti lui ci voleva anche mostrare la sua azienda. Purtroppo non è stato possibile per motivi, diciamo, di pioggia, di meteo. Però appena possibile sicuramente tornerà a invitarci. Però nel frattempo rimaniamo su questo orizzonte di idee, cioè di capire come si possa anche vivere in maniera economica autonoma intorno a Roma, anche in un posto gradevole, e fare vita sociale. Credo che sia un qualcosa che dovremmo proprio sperimentare una volta
passare anche qualche notte insieme, formare un gruppo, un po' di proprio di affiatamento anche all'interno del gruppo, e metterci alla prova, riscoprire queste nostre, anche un istinto che è ancestrale in noi, no? La capacità di vivere con poco, a contatto con la natura. Qualcuno di noi un po' l'ha mantenuto, però non tutti giustamente vengono da queste esperienze. Ci dobbiamo affidare a chi l'ha fatta e sicuramente ci farà comunque del bene, al di là del Covid, riscoprire un modo di vivere più sano. Va bene. Allora, adesso facciamo parlare qualcuno, se vuole parlare, se no facciamo un giochetto. Adesso condanno le persone a parlare. Vorrei parlare, se gli va, e alza la mano se sta ascoltando, a Roberta, che è un'amica mia di Brescia, carissima. Se vuoi parlare, Roberta, mi alzi la mano, se ti va, di raccontarci qualcosa dal nord Italia. Vediamo un attimo, guarda, ti lascio il microfono aperto, permetti di parlare, ti do 10 secondi e se vuoi ci saluti e ci racconti qualcosa. È proprio uscita, eccola, sta qua, eccola. Ah, vai Roberta, eccoti. Meno male, va, ci si saluti. Ti ho dato la parola, mi sembra. No, non ci riesco a darti la parola, ecco, forse adesso, no? Ce l'hai Roberta la parola? Sì, ce l'hai. Mi sentite? Sì. Adesso sì. Ciao a tutti. Vabbè, qua la situazione è uguale, è proprio identica, con la differenza che, allora, chi ha lavoro cerca di tenerselo stretto. Io sono disoccupata da diverso tempo e vabbè, i lavori che faccio comunque riesco a tirarmi fuori senza grandi problematiche, però tante persone che so per certo che erano contrarie anche a questo Green Pass, nell'ultima settimana hanno mollato e si sono fatti vaccinare, purtroppo, un buon 40% delle persone. Poi c'è quello che noi chiamiamo lo zoccolo duro, che quelli non li sposti da dove sono, però è una situazione assurda, cioè da qualsiasi parte la si guardi non si riesce a trovare un senso, ma per l'incoerenza che c'è, cioè, vabbè, è inutile star qua a elencare tante cose, comunque siamo tutti nella stessa barca, da nord a sud. E questa, ascolta, cosa... Sì? Ma lo so che è passato tanto tempo, ma ci racconti un attimo le sensazioni che hai provato e cosa è successo febbraio-marzo 2020, magari, il tuo sentore, diciamo, cosa è successo, come l'hai visto dal tuo punto di vista? Brescia-Bergamo è vicinissimo, insomma, 50 chilometri, se non ricordo male. Beh, allora, io paradossalmente, dopo anni di disoccupazione, il 26 marzo ho iniziato a lavorare in un posto, il 27 marzo, e il giorno stesso ho portato mio papà in ospedale. Grazie. E il 3 marzo l'ho ritrovato in una bara. Quindi io l'ho vissuto proprio male tutto quello che... Insomma, io quello down lì l'ho vissuto veramente male, ma proprio male. E ho ancora in testa cioè una cosa surreale, è difficile da descrivere, perché potevo andare solo io in obitorio, perché mio fratello, vivendo con lui, è stato messo in quarantena, e ho un ricordo di una strada deserta. Cioè c'ero solo io in macchina nel tragitto casa ospedale, che sono 7 chilometri. E è stato fatto un terrore, ma un terrore
indescrivibile. E dopo è stato, poi a giugno è scoppiato tutto, cioè la gente era talmente stanca, talmente, quando poi hanno capito che un po' ci stavano anche tirando per il culo, detta proprio così, la gente ha cominciato a voler tornare alla vita, diciamo, di prima, ma io dubito che torneremo mai alla vita di prima, ma proprio anche per rapporti interpersonali. E poi con questa cosa qua dei vaccini, cioè, ma spezzate famiglie proprio. Cioè, io non so molto spiegarla questa cosa, perché va fuori da come sono io, dalla persona che sono io, va completamente fuori. Va bene, Ti può dai, capitare. cioè, no, già ti sei pure sbilanciato troppo, ma questi ricordi così tristi, insomma, No, hanno. è stato un periodo, vabbè, personalmente vissuto male, ma comunque anche le persone che non hanno vissuto, posso dire il trauma comunque che ho vissuto io, c'è stato un isolamento, cioè, e questo isolamento proprio, sì, un isolamento è obbligato, ma cose tipo passavano i droni sopra a vedere gente che usciva, cioè manco in guerra. Mamma mia, mamma mia. Cioè, Cose pesanti. cose, sì, in un paese a 20 km da qua, insomma, da Brescia, perché io abito proprio a Brescia, Lo so. c'è stato proprio droni, passavano i droni a vedere le persone che uscivano. Cioè, E cose. tu, che idea ti sei fatta? Cioè, da che dipeso? Cioè, quando stavi vivendo queste cose, no? Cioè, capivi quello che stava succedendo o perché, oppure proprio subivi e basta, non riuscivi a capire. Allora, subivi per forza di cose, perché non è che, soprattutto in quel periodo lì, parlo dei primi mesi, parlo da metà marzo fino a fine aprile, secondo me la testa non l'ha alzata nessuno, proprio nessuno. Poi hanno cominciato a uscire le prime cure, cioè, la gente è arrivata a capire che tutto quello che hanno comunque detto, si dice che la verità sta sempre nel mezzo, Insomma, basta fare due calcoli, e beh. e non è vero niente quello che dicono, e magari cioè, si sbaglia anche dalla parte opposta, però. Io l'idea personale che mi ero fatta, e non sono andata molto distante poi da quello che è successo, avevo detto, cioè se la gente non rinsavisce in un certo modo, per me qua possiamo andare avanti veramente anni. Come adesso credo che nel 2022 le cose cambieranno poco, per le spaccature che vedo adesso. Cioè, gente che ti toglie il saluto solo perché tu hai deciso di non vaccinarti, piuttosto che auguri veramente, ma infatti, cioè, ti auguro che ti venga il Covid. Quindi Robè, tu confermi la teoria, quello che stavo dicendo io, che comunque, nostro malgrado, dobbiamo pensare a qualcosa di alternativo perché la vita di prima non tornerà più. Allora approfitto, Salvatore, che dici tu su questo? Scusa Robè, così facciamo parlare pure un attimo Salvatore, che è un tema Sì, abbastanza caldo, molto, molto sentito, penso. no, volevo ringraziare Roberta per la testimonianza anche toccante, insomma. Anch'io ricordo quei giorni quando uscivi per magari per fare una visita medica, non trovavi veramente nessuno per strada, era un'atmosfera incredibile, che poi non si è più ripetuta, però in quei giorni è stato veramente incredibile. Però ecco, come dice Antonio, sicuramente dobbiamo abituarci all'idea che il vecchio mondo non tornerà più, io credo. Quindi anche
abituarci a ritagliarci uno spazio diverso dentro un nuovo mondo che sarà brutto per chi continuerà a starci dentro, secondo me. Io ripeto, per me la strada è quella prospettata da Antonio. Rivedere completamente le nostre abitudini. In questo momento siamo addirittura in guerra, quindi abituarci a uno stile di vita estremamente economico, sobrio, e ragionare veramente come se fossimo in guerra, perché veramente lo siamo. E poi comunque pensare a un futuro su basi nuove. Diciamo che io ero abbastanza contrario al vecchio mondo anche prima, quindi diciamo in qualche modo chi di noi ha un trauma di diverso livello, no? Chi era molto dentro il vecchio sistema soffre di più per andarsene. Diciamo, io ero un po' un contestatario, lo dico la verità, del vecchio stile di vita, anche troppo consumistico, narcisista, basato su un'ipocrisia sociale insopportabile, solo basato sui titoli, dottori, psicologi, avvocati, medici, tutta gente titolata ma che dava veramente poco, non faceva altro che promuovere protocolli internazionali in maniera acritica. Sono poi quelli, questi protocolli, queste tendenze che ci hanno poi rovinato, no? Propugnate in realtà da poteri occulti della grande finanza internazionale, come anche adesso queste stupidaggini sulla transizione verde e questa Greta, cioè tutti questi personaggi inventati dalla grande finanza, in realtà per spingere un'agenda a danno dell'uomo comune, della società che lavora, che fa sacrifici. E quindi niente, insieme a voi, vorrei, Antonio, far parlare tutti, no? Magari anche in video, se possiede, potete entrare anche in video, in immagine, è più piacevole, diciamo, per chi può fare una carrellata di opinioni, perché poi alla fine mi auguro che questo silenzio almeno non sia un silenzio polemico, che ci sia una condivisione sugli obiettivi. Grazie. No, no, ma io credo, Salvatore, che stiamo tutti attenti a quello che diciamo, sono contento di ciò, perché significa che stiamo dicendo qualcosa che possa essere utile. Adesso però voglio dare la parola a Viviana, che è il nostro motore, la nostra grinta. Viviana, dai, salutaci e raccontaci qualcosa, dai, aspetta, permettiti di parlare. E lei mi dà una carica quando la sento, perché c'è una forza, giusto, Salvatore? Assolutamente, grande la professoressa. Eccola qua. No, a un certo punto divento pure rompiscatole. No. Grazie comunque, no, è piacevole essere ad ascoltarvi. Nel frattempo che faccio pure altre cose, perché sono multitasking come tutte le femmine, le donne di famiglia. Vabbè. Ascolta, ma tu tradisci le tue origini, tu sei di Ferentino, no? Però allora no, io abito a Ferentino, però le mie origini, nonostante il cognome sembra un cognome sardo, in realtà è un cognome sicuro, quindi sì. Anche qui c'è un po'... che tanti mi scambiano, dice, ma tu sei sarda? No, un cognome siciliano, anche se è un po' particolare. Diciamo che ho vissuto un po' in giro per l'Italia, da nord, dal sud, al nord e poi al centro Italia. Ascolta, ma come va a scuola? Come va? Che novità ci sono? Ecco, le novità ve le devo raccontare. Saluto anche la mia carissima amica Roberta Rossignoli, che mi sta ascoltando. Ecco, no, ci sta. Penso di sì, prima ho visto che era collegata. Assieme a me e ad altre persone, insomma, stiamo facendo questa lotta nel mondo della scuola. Vedremo a che cosa si andrà incontro. Ma intanto lottiamo. Bisogna pur cominciare. E poi vedremo quali sono le conseguenze, se ci saranno conseguenze, o magari riusciremo pure a vincere questa battaglia e vincere anche la guerra. Beh, dal mondo della scuola vi posso... Sì. Della scuola vi posso raccontare un po' che ogni tanto mi contattano i miei alunni. Fino a ieri. Professoressa, quando è che ritorna? Dico, io tornerei anche domani stesso, però la scuola non mi permette di lavorare. Al che... ma lei ci manca troppo. Dico, vabbè, ma dai, avete due supplenti, quindi qual è il problema? Magari sono pure più brave di me. No, non ne possiamo più. Vabbè, sappiamo siccome anche ci sono persone che non c'erano l'altro giorno e che non ci conoscono. Racconta in un minuto due minuti. Allora, sono un insegnante di scuole superiori di matematica. Tagliamola adesso al toro, quindi sono abbastanza rigida come mentalità.
e c'ho pure una mentalità abbastanza scientifica. Niente, sono già stata sospesa da più di un mese, dal 6 di settembre, e niente, devo dire che sto a casa e nonostante tutto mi sento serena. Cioè, la mattina mi sveglio senza quel pensiero fisso che devo andare a correre a destra e a sinistra, poi abbiamo a scuola degli orari pazzeschi perché c'è chi entra alle 8, chi entra alle 9:40, e quindi c'è da impazzire. Quindi ti E hanno fatto un favore. sì, mi hanno fatto un favore. Poi io ho due bambini, quindi per me non avere il problema di entrare, di uscire, cioè è una santissima cosa, veramente. Non so, devo dire che non sto rimpiangendo assolutamente il mondo del lavoro. È vero che sto facendo la casalinga e non sono abituata. E Lo stipendio, il mese scorso lo stipendio è stato accreditato, perché ovviamente non hanno fatto in tempo a fare i calcoli per aggiustare o per togliere quello che devono fare. Vedremo questo mese che cosa spunta. L'unica cosa che posso dire è che praticamente giornalmente sto controllando sull'albo operatori online della mia scuola, ci dovrebbero stare i contratti di supplenza per i sostituti. E ad oggi ancora non è stato pubblicato un bel niente. Quindi la domanda che io mi pongo è: ma queste persone che tipo di contratto gli hanno fatto? Boh, non lo so. Sarà un contratto anomalo. La cosa strana è che non è stato pubblicato niente in maniera ufficiale. Ricorda pure dove stai tu, in che comune abiti? Io abito a Ferentino, insegno in una scuola. Insegnavo in una scuola superiore sempre di Ferentino e che devo dirvi? Che non sto rimpiangendo niente, anzi, sto guadagnando in salute, serenità, non avere sempre gli orari di correre avanti e indietro e sinceramente non voglio tornare alla vecchia normalità perché non mi piace più. Cioè, diciamo che questa situazione che dal lato potrebbe anche sconfortare, a me piace, anche perché sono un'abituata già in tempi non sospetti ad arrangiarsi. Dici in che Ho capito. modo? In che modo? Io sono una che dal parrucchiere, ad esempio, ci vado una volta ogni, come si dice, ogni morte di papa. Tipo in un anno ci andrò due o tre volte, eppure tanto. Brava. Vista, cioè il colore. Io mi tingo i capelli, ve lo dico, sinceramente non ho niente da nascondere. E il colore me lo faccio io a casa. Dici, ma perché? In passato non te lo potevi permettere? No, per problemi di tempo, perché avendo due bambini piccoli, io non posso stare 3-4 ore buttata dalla parrucchiera. Quindi, in tempi normali, io mi sono attrezzata per conto mio e devo dire che ora mi sta tornando utile, perché io non ho necessità di dover andare tutti i mesi dalla parrucchiera, quindi risparmio pure tanti soldi nell'arco di un anno. Sì, infatti colgo questo tuo modo di fare per far capire il ricatto che hanno fatto alle persone. Assolutamente. Allora, la società, praticamente, ma non adesso, da 20-30 anni, è stata basata da questi porci, senza che spiego chi sono, per portarci dove siamo. È una società dell'apparire. No, aspetta però, dell'apparire è un discorso, però il discorso è molto, molto più sottile e più fine, non è una cosa fatta per caso. A partire già dai programmi scolastici, e tu mi darai conferma, no? Che Assolutamente. i programmi scolastici sono indottrinamento verso un certo tipo di discorso. Poi se parliamo dell'aspetto economico, diciamo che ci hanno spinto tutti quanti, almeno tutti quanti, a comprare, ad accumulare, ad essere legati al sistema con dei mutui, con dei legami comunque bancari, perché io tutti gli anni vado in vacanza, quello vicino va in vacanza, quello si è fatto al macchinone, io pure mi devo fare al macchinone. Quindi è stata un'escalation che è stata creata d'arte e la gente ci è cascata. E adesso queste persone, io ci parlo tutti i giorni con queste persone, preferirebbero morire, si giocano il gratta e vinci del vaccino, chiamiamolo per quello che è, anche se non è un vero e proprio vaccino, però lo stanno chiamando vaccino, lo chiamo pure io vaccino. Si stanno giocando questo gratta e vinci,
dice, se mi dice bene mi becco il placebo e non mi fa niente, se mi dice male moro, però comunque non scendo da questo piedistallo, da dove, cioè, te ci hanno messo, io sto là, o mi butto, mi ammazzo o rimango qua. Quindi, ragazzi, io vi do un consiglio, vivere, abbassare un attimino le pretese non è difficile, bisogna avere un gruppo, brava, un gruppo solidale, io sto provando a crearlo, perché da soli è difficile, non tutti hanno la forza per farlo, io cerco di darne un po' a tutti quanti, però ce la scambiamo, e quindi ragazzi non mollate, perché questi ci ammazzano, scusate se sono duro, ma questi ci vogliono ammazzare, e già l'hanno fatto. Sì, è quello che ho sempre pensato io, il loro scopo è quello di sterminarci, che sia vaccino, che siano tamponi, che sia l'inquinamento, che sia il cibo, la qualunque cosa. Sì. Quindi sta a noi anche resistere. Io mi sono messa anche contro la famiglia, perché in un'occasione qualcuno, cioè anche i miei genitori, ho detto, a me non interessa, io non scendo a compromessi. Dice, ma il lavoro come fai? C'hai due bambini? C'ho pure un mutuo, tra le altre cose. Quindi si può resistere. Finché io non arriverò con l'acqua alla gola, che non posso dare da mangiare ai miei figli, io resisterò. Poi in qualche modo troverò qualche situazione, qualche scamotage. Dio vede e provvede, che vi devo dire? Pure questo. Però non mollo. Va bene Viviana, io ti ringrazio per questa carica che ci dai. È vero Salvatore, è una cosa incredibile. Ti tolgo il microfono, se no monopolizzi tutto. E ci vediamo se vieni domenica, vieni al Vivaro. Ma spero di venire, siamo a casa mia, siamo tutti raffreddati. Aia. Quindi, vabbè, da qui a domenica magari ci riprendiamo pure. Mi raccomando, noi siamo all'ingresso, venite col tampone per favore, se no non facciamo entrare. Vabbè, allora se devo venire con tampone, guarda, io mi sto a casa mia. Incredibile. Viviana, ci deve un saluto a Viviana, se posso. Ciao Viviana. Sì. Ciao Salvatore. No, io non condivido quelli che vanno, a partire da mia sorella, è andato a un matrimonio, si è dovuta fare il tampone, ha detto, tu sei scema. Sì, 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 brava, se vanno a fare i tamponi per battesimo. Tu vai al matrimonio di una persona che non è neanche una parente e è il suo datore di lavoro. È quello che dice sulla guerra, no? E quelli che stanno a mettere sotto le bombe, anziché scappare, cioè se le bombe, andiamo là sotto. È quello che diceva Antonio prima, no? Veramente, cioè proprio le cose più futili e assurde. Questa certo. Gente che verrà spazzata via, perché praticamente sta proprio fuori, cioè. Infatti, quando mia sorella mi racconta queste cose, che non è vaccinata, e quindi dico, ma tu che cosa vuoi fare nella vita? Grande. Devi fare una scelta, non puoi stare con un piede in due scarpe, devi decidere cosa devi fare. Mi hanno detto, ma così. Io, fossi stata al posto tuo, uno, non facevo nessun tampone, due, non facevo neanche il regalo di matrimonio, e al matrimonio ovviamente non ci andavo, attaccata alla trama. Brava, fra l'altro è pure un modo per risparmiare, uno stile di vita più sobrio, perché pure queste cose consumistiche che stiamo dicendo sono inaccettabili. Ma che è questa storia dei matrimoni a pioggia con 100 persone che non conosci? Cose incredibili. Però pensate a tutto questo raffreddore, che me lo dicono in tanti, c'è tanta gente raffreddata in giro perché sono i primi freddi. Pensate nel giorno più lungo, cioè il 15, che succederà in questi uffici, la gente che starnutisce, la bronchite. Pensate il panico che ci sarà tra i covidioti il 15 ottobre. Viviana, no. Se faranno tamponi mattina e sera, se non basterà manco sì. Uno al giorno, si faranno fra di loro, perché pensate che succederà in questi uffici. Vabbè, allora, Viviana, io non ho mai fatto un tampone, non lo farò manco ora, quindi figuriamoci. Allora, via, ti saluto e continua a fare quella passeggiata, sembra che stai camminando dentro casa, non so che stai a fare. Sto sistemando in camera da letto, perché non è che... È multitasking, okay. Le donne sono così, fanno tante cose. Viviana è veramente una figura positiva. Grazie Viviana, quando interviene sei sempre da te. È sempre un piacere sentirvi. Ciao, a presto. Buonasera. Ciao.
Allora, riprendo la parola e credo che andiamo verso la chiusura, Salvatore. Volevo fare un attimo parlare, Valentina, volevo degli aggiornamenti su cosa gli hanno proposto al lavoro. Guarda, Valentina, se stai ascoltando, io ti permetto di parlare. Se vuoi intervenire 2 minuti, se no vado alla chiusura e andiamo a dormire. Sì, ciao. Scusate, prima c'ho avuto un attimo un problema e ho dovuto chiudere. E, allora, non ho ancora novità perché domani vado a fare questa visita al Mandelli e tra l'altro appunto volevo condividere con voi una perplessità che mi è venuta in merito proprio a fare questa visita. Ascolta. Per ascolta. Chiedere l'esenzione, no? Valentì. Mi senti? Sì, ti sento, volevo che, siccome che stanno delle persone che non c'erano, che non ti conoscono, Sì. fai una premessa, una piccola premessa, racconta tutto un attimino cosa c'hai, le visite che hai fatto, tutto quanto è, Sì, e allora poi dopo lavori. io so da 20 anni e passa ho una piastrinopenia autoinmune, quindi col cacchio che mi voglio vaccinare, a prescindere comunque penso che non l'avrei comunque accettata come cosa. E Esatto. lavoro da poco tempo in una reception, sto infatti adesso sono al lavoro, e ad oggi il mio capo ancora non mi ha comunicato nulla. E nel frattempo mi stavo muovendo per chiedere un'esenzione perché insomma ho detto magari è una soluzione che può interessarmi. In realtà mi stanno venendo delle perplessità, nel senso che penso che se faccio questa richiesta vengo, come dire, schedata, nel senso vengo così come fare i tamponi, no? Ed è un dubbio che mi è venuto in questi giorni e non so se andare o no, di base, non so se. Allora, mi è successo proprio oggi questa cosa a me, perché mi hanno portato la lettera in cantiere, io stavo lavorando, arriva il capo, mi porta la lettera e dove stanno scritte tutte le leggi che secondo lui dobbiamo applicare, deve applicare, e quindi io, se non ho il Green Pass, non posso entrare in cantiere e non posso entrare in nessun luogo di lavoro. Mi ha chiesto: ma tu che intenzioni c'hai? Lui a me. Dico: guarda, io non faccio manco i tamponi, quindi dimmi te che intenzioni c'hai te. Dice: guarda, io non ti posso più entrare perché a parte la multa, tutto questo e quest'altro. E quindi niente. Allora siamo rimasti. Dice: allora fa una cosa, però lui non è tanto informato. Mi ha detto a primo acchito: però se rimane tra noi, se mi porti un certificato, un'esenzione, io lo metto in mezzo al fascicolo tuo. Se mi rompono le scatole, perché noi facciamo lavori ACEA, quindi lui risponde direttamente ad appalti ACEA. E anche le direttive deve rispettarle. Quindi dice: a me mi hanno detto di fare così e devo rispettarle per forza. Quindi io metto questa esenzione che tu mi porterai in mezzo al fascicolo senza che lo estendiamo tanto. Io a me, se me, a domanda, io glielo faccio vedere. Siamo rimasti così. Poi io mi sono organizzato e domani mattina, io ho detto: vado con la dottoressa, vediamo che mi dice. La dottoressa mia di base. Nel frattempo, poi che gli ho chiesto, gli ho detto questa cosa, lui prima mi ha detto ok, poi mi ha detto però. Mi ha fatto un vocale su WhatsApp, che è sempre registrato, eh? Mi ha detto: però se tu mi porti l'esenzione, comunque io non ti posso far entrare, perché mi devi portare comunque il tampone. Quindi ha detto: allora io mi sono... Quindi è inutile, Allora, è brava, quello ti volevo dire. va bene. È inutile, perdi tempo. E se vuoi ce lo racconti comunque come aneddoto, però io ti consiglio, Salvatore mi dà un cenno con la testa perché già mi sono confrontato con lui. Quindi questa è proprio una barzelletta. E poi io ho fatto un altro vocale, dico: guarda, io posso rimanere anche senza stipendio, non morirò di fame, tanto questa barzelletta finirà presto. Niente, Perché poi... poi, scusatemi, da quanto ho capito, questa esenzione avrà validità fino a fine novembre. Quindi poi, cioè, fare tutto questo perché, giusto? Mi confermate questa cosa? Fare Salvatore, tutto questo per cosa? Cioè, per un mese di lavoro in più? Boh, non... E fino a poi... quando... No, no, le sezioni... premesso che quello che è successo a Antonio è veramente una commedia dell'assurdo, no? Per Sì. farsi riconoscere un'esenzione per fare i tamponi, allora a questo punto fai direttamente i tamponi, cioè no? Quindi mi sembra un po'
veramente gente proprio prestata al un teatro dell'assurdo. Sì, sul tema dell'esenzione devo dire non ho fatto grossi approfondimenti perché mi è sembrato un tema brutto sin dall'inizio, però per carità, giustamente tu, cara Valentina, consultati col tuo medico comunque di famiglia, perché poi alla fine l'esenzione la rilascia il medico di famiglia. No. La mia dottoressa se ne è lavata subito le mani. Sai che mi ha detto, io non faccio esenzioni, devi andare da un ematologo dell'ASL. Ma chi? Dove? Ma chi li conosce a questi? Ma che buono, sì, certo. Credo che sia un'inter facile, no, Valentina? Poi come dici tu, dura poco, poi devi sempre stare lì a convincere gli altri su un tuo diritto. Se è facoltativo, non voglio fare. Cioè, ecco perché non ho approfondito più di tanto sto tema, devo essere sincero. Mi dispiace, sì. Magari ecco, mi coglie impreparato la tua domanda. No, ma figurati, ci mancherebbe altro. Nel senso che... No, anche io magari, se scava, magari c'ha qualche allergia, qualche cosa, ma andare lì a dimostrare dei dementi, perché io li considero dei dementi, e io ho un'allergia, non mi interessa neanche farlo, cioè comunque non lo voglio fare. Mi rendo conto invece tu hai un problema magari un pochino più strutturato, di questo mi dispiace. Sì, però... sì, aggiungo anche un'allergia alla penicillina, quindi insomma non è che sto proprio... No, sono convinto che tutti noi, se andiamo a scavare il nostro passato, certo. Quando l'abbiamo presa una volta in una stupidaggine, si sono comprate tutte qui la gola. Cioè, voglio dire, io penso che no, chiunque di noi giustamente è soggetto delle allergie, quindi non a caso sto vaccino è particolarmente pericoloso perché scatena poi tutta una serie di reazioni. Non so chi è che affronta questo vaccino in serenità, penso nessuno, cioè, tutti dovrebbero essere esentati. Quindi è un po' anche qui una commedia dell'assurdo, no? L'esenzione dovrebbe essere esentati, è pericoloso, cioè, quindi mi pare veramente una cosa che io respingo mentalmente, però certo in alcuni casi specifici, come magari tu che c'hai questo problema comunque purtroppo diciamo strutturato, ripeto, ti dovresti rivolgere a uno specialista anche privato, non so, un allergologo non va bene, un ematologo privato che fa una breve perizia, una dichiarazione, di fronte a quella il medico di famiglia dovrebbe cedere, cioè se tu c'hai un... No. Salvatore. Sì. Dentro il nostro gruppo c'è un'altra amica nostra che Valentina, vedi, già ci ha parlato, c'è lo stesso problema. Praticamente c'avevano lo stesso ematologo, perché Mandelli era il suo ex, mi sembra, ematologo, che poi lei è andata per consiglio. La prima cosa che gli ha detto questo Mandelli era di andarsi a vaccinare. Uno dei luminari del Madonna, lo ricordo, Roma. Mandelli è famoso, sì. No, aspettate, Mandelli è morto, adesso ci sono la sua equipe. Beh, Mandelli sono un po' di anni che è morto. La dottoressa che mi tenne in cura quando insomma ho scoperto di avere questa cosa non c'è più. Avrei avuto piacere anche a rivederla e a parlarle, perché è stata proprio lei all'epoca a dirmi di non farmi mai nessun tipo di vaccino. Me lo ricordo perfettamente quello che mi ha detto. Quindi, però ripeto, stiamo a zero. Se poi io mi faccio mettiamo il caso che mi fanno un'esenzione e poi comunque devo fare i tamponi, non c'ha senso, non ci vado proprio. No. Quindi, secondo me, Valentina, il primo passo è parlare col tuo datore di lavoro, tanto mancano pochi giorni, sarei obbligato a farlo. Per sentire intanto se lui e basterebbe questa esenzione, perché se no, se è come a quello d'Antonio, non ti serve a niente l'esenzione, no? Mm-hmm. Giusto? Se invece si accontenta di questa esenzione, puoi fare un tentativo, ecco, così. Se trovi un ematologo un pochino meno rigido su questo, può essere una soluzione provvisoria, però certo pure questo non credo è una strada che ci porterà molto lontano. Ecco. Temo anch'io che non sia così, Salvatore, penso che hai ragione. Quindi ecco, volevo condividere con voi questa perplessità e avere un po' più di chiarezza. Grazie Valentina, buon lavoro. Ciao. Ti vedo grazie, molto stanco. Oggi ciao. Ciao. Allora, Salvatore... Guarda, ti lascio 2 minuti, salutiamo, 2 minuti tu, 2 minuti io, è tardino, la gente domani lavora, chiudiamo un attimo e niente. Chi si sì, vedo tante persone collegate, in questo momento siamo in 15, quindi ha fatto piacere. Aspetta, Salvatore, vai. C'ho una manina alzata dell'ultimo momento. Tieni, ecco qui, vai con Anto. Antonella, dai, Antonella, dai, velocemente che se ne andiamo, dai.
Mi sentite? Ti vogliamo anche vedere, per favore, grazie. Sono un po' instabile. Dai, su. Siamo curiosi. Forza. Sì, no, sono detto una cosa, allora. Quando mi sono collegata fino a 10 minuti fa non avevo ancora ricevuto nessuna comunicazione dal mio datore di lavoro. Mi è arrivata per WhatsApp, mentre ti giuro, la comunicazione stampata, quella ufficiale, probabilmente l'ha scaricata da internet, non lo so, e non è neanche né timbrata né firmata dall'azienda. Ma la devo prendere per buona? Ce la puoi girare? Ce la fai girarla? La puoi girare, Salvatore? Ce lo domandi come lo fai? Ce lo dici? Adesso non mettiamo in difficoltà Antonella, per carità. Va bene. Okay. In caso d'urgenza ci può stare tutto, succederanno le cose più strane da qui al 15. Comunque, andando alla sostanza, Antonella, è importante che poi magari domani avrai anche una conferma formale. L'importante, ecco, è recepire quello che ti viene detto, cioè ci sono dei turni, qualcosa che devi affrontare? No, assolutamente, perché dove lavoro io siamo in pochissimi e praticamente non c'è neanche la possibilità di fare il controllo fuori, perché lavoro in una società che vende diamanti, quindi le porte sono blindate praticamente, quindi i controlli saranno solo all'interno da me. Però siamo veramente intrigati e quindi non so se lui non è mai presente, il mio datore di lavoro, perché è sempre in giro per lavoro, quindi domani non lo vedrò neanche, presumo che non verrà firmata fino a quando lui non rientra in ufficio, non lo so. Io gli mando comunque una mail, cosa faccio? Boh, non lo so. Allora, no, volevo dire che intanto comunque la legge è in vigore, non è che c'è bisogno che il datore di lavoro la recepisca, la legge è legge. Sì, sì, certo. Purtroppo siamo tutti soggetti già adesso a questo obbligo. Però nelle piccole realtà, come tu mi segnali, molte volte dipende proprio dall'accordo esplicito che uno ha col datore di lavoro, perché non è che il controllo viene dall'esterno, è lui che deve fare i controlli, d'accordo, allora, Antonella? Sì, lo e so. Se non c'è due covidioti con te, cioè se gli altri due che lavorano con te non sono dei covidioti, vi mettete d'accordo, non è che entrano i carabinieri dall'esterno a controllare, capito? Che il controllo è dall'interno. Sì, infatti lui, l'avevo detto anche l'altra volta, lui è stato quello che, mi sembra lunedì scorso, quando l'avevo visto, insomma, mi ha detto che secondo lui, siccome siamo una società molto piccola, siamo un ufficio chiuso, da noi non viene gente, noi non vendiamo al pubblico, vendiamo solo i gioiellieri, ma sono loro che vanno dai gioiellieri, non vengono da noi. E praticamente mi dice, cioè, prova, la cosa è stata, se, per me non c'è problema se viene anche a lavorare senza vaccino, senza tampone, ma ti devi prendere l'onere nel caso che c'è un controllo, che paghi anche la mia multa. Sì, beh, questo si sente in giro, questa è negozia, su, la cosa che dicono tutti, ma che vuol dire? Questa è estorsione, ma che cavolo dice? Allora, ma allora rispondi velocemente. Difficoltà è il covidiota che lavora con te. Se quello è un ipocondriaco, è chiaro che poi comincia a parlare. Se stai lavorando con persone normali che si fanno i fatti loro, nessuno vi dice niente. Capisci cosa ti voglio dire, Antonella? Sì. Ma se pure a casa si becca una multa, tanto tu non la paghi, lui deve pagare la sua e amen. Certo. Devo affrontare il rischio come appunti te. Tu purtroppo saresti buttata, no? Quindi sono idiozie che mi meraviglio che una persona che avrà 4 soldi, immagino questo, dica queste idiozie, manco fosse quello al bar. Veramente Scusate la maleducazione. Scusate la maleducazione. Allora vi interrompo un attimo perché devo parlare un attimino Bruna, poi fai l'intervento Salvatore. Grazie. Ciao. Allora, vai Bruna, dici pure la tua, anche a te è arrivato un WhatsApp a questi momenti, potrebbe essere. Ci sei? Vai, ti ho dato la parola, Bruna. Quando vuoi. Adesso mi senti? Ok, ecco, no, è perché ho dovuto attaccare il caricabatterie. Allora, okay, diciamo, la comunicazione scritta da firmare praticamente, io mi sono rifiutata per ora di firmarla, ma se dovessero insistere scriverò praticamente che
l'ho letta per presa visione, ma sono assolutamente in disaccordo, in quanto praticamente sono regole che vanno contro le leggi, vanno contro la Costituzione, vanno contro tutto. Cioè, Bruna, allora ti interrompo, tanto ho capito cosa vuoi dire. Però quando la ditta ti fa una comunicazione, tu comunque la devi accettare e controfirmare, perché è una comunicazione. Dopo, se tu tanto la firmi perché te l'hanno fatta, ti possono mandare una raccomandata, è lo stesso. Quindi, Salvatore, se dico cosa sbagliato, mi interrompi. Dico, però la comunicazione tu la devi accettare. Poi dopo ci stanno altri modi per contestarla o meno. Giusto, Salvatore? Però che cos'è, scusami Bruna, che cosa ti hanno comunicato? Questo ricepimento delle norme? Sì, praticamente come si svolgerà, che leggeranno il Green Pass oppure tramite foglio di tampone negativo, insomma all'ingresso, tutta la... Ma vabbè, le cose normali, cioè, no, d'accordo, no. Okay. Però che... se insistono per farmelo firmare, io ci scriverò per presa visione ma in disaccordo in quanto viola i dettami costituzionali, considerando 36 del regolamento dell'Unione Europea 953/2021, ed essendo dati sensibili coperti da privacy, viola il GDPR 679/2016 e il decreto legislativo 101/2018. Cosicché, sì, Bruna, sì, dimmi. No, va bene, state dicendo la stessa cosa, cioè la cosa è abbastanza banale, saranno quelle quattro norme che hanno notificato anche oggi Antonio sull'ufficio, sì, no? Ma sicuramente, voglio dire, sicuramente sì. Come dici tu, va bene, tu fai per presa visione, non è che accetti il contenuto, accetti, ecco, appunto, giustamente, che te l'hanno comunque notificato una presa visione, sì, certamente, sì. Poi fai queste osservazioni, giusto, molto civili, ma purtroppo, vabbè, questo sai che serve a poco. Ora però sottolineare in termini giuridici che una delle cose più abnormi è che il fatto che il decreto legge 127, questo qua che introduce questi obblighi, sì. Oltre che è incredibile la proliferazione di un decreto legge, no? Perché è il 127 del 2021, sì. Cioè 127 urgenze, quindi veramente è una cosa vergognosa, no? Sì, certo. Poi soprattutto non c'è nessuna emergenza, dove sta questa emergenza? No, ci sono 10 morti al giorno. Il dalgo pretorio non c'è, di Frosinone. No, dico, ci sono 10 morti al giorno, allora incidenti stradali fanno più morti, dovremmo chiudere tutta l'autostrada, allora dovremmo fare un decreto legge per chiudere l'autostrada, no? No, ma lo so benissimo. Ma io ho proposto al datore di lavoro di scrivere al garante della privacy, chiedere il foglio al garante della privacy, così avrebbe potuto non chiedere il Green Pass. Lui ha detto no, io farò come dirà il decreto legge, non fa niente. Ho detto, guarda che no, ma certo, questi sono indottrinati, Bruna, però dicevo, visto che stai evidenziando tutte le strutture giuridiche, ricordiamoci anche almeno fra di noi il fatto che non c'è nessuna emergenza. Sono stati più morti annegati al mare quest'estate che di Covid, no? Però dovremmo chiudere il mare. Fa un decreto legge che, visto che quello è morto annegato, non si può andare più al mare, in spiaggia. Il mare va prosciugato, perché questo è il teorema che pone Draghi. Cioè, se ci sono 10 morti, allora di qualunque cosa, dei tumori, allora basta, non ci possiamo più esporre all'aria aperta, e so ci per tumore. Ma io lo so benissimo, tutti quelli che muoiono di incidente stradale, allora che facciamo? Non guidiamo più le macchine? Cioè, bravissima, brava, l'auto è fuori legge, decreto legge, emergenza. Quindi chiaramente, no, tra le varie strutture, vedo che poche volte si ricorda che lui non è ricorso a una legge ordinaria, lui è ricorso al decreto legge sulla base di un'emergenza inesistente. Che non esiste. Quindi è una cosa assurda e del tutto infondata. Ma oltretutto neanche le multe verranno pagate, cioè non si devono pagare perché non c'è un'emergenza nell'albero pretorio del comune di Frosinone, quindi non vanno proprio pagate queste multe. No, certo, ci sono stati molti ricorsi, poi chi viene colto, vabbè, poi sarà il prefetto dopo un paio di mesi che dovrà fare. Ma non lo fanno, ma figurati, ma chi li paga? Comunque, diciamo, ripeto, quello che ti ha notificato sicuramente sono delle banalità. Poi torniamo al tema principale che abbiamo trattato stasera, di cosa fare. Poi penso che ormai abbiamo capito quello che dobbiamo fare. Quindi Bruna, però adesso non ti esacerbare l'animo inutilmente con questa gentaglia, fai queste piccole osservazioni, ma purtroppo cambia poco, cioè prendi sto foglio, tanto non dice nulla di importante, e andiamo avanti con la nostra strategia che è basata su una resistenza passiva sostanzialmente. Sì, no, per forza. Va bene. Ok, grazie Bruna. Grazie. Buonanotte, ciao. Va bene, allora Salvatore, io direi che siamo a posto. Niente, allora
Rinnovo un attimo l'invito per domenica ai protoni del Vivaro, poi metteremo tutte le indicazioni per chi ci vuole seguire, e sarà bello anche perché sarà un raccontarci tutti quanti cosa è successo venerdì. Scusate, posso chiedere una cosa ancora? Certo. Sempre a proposito del discorso di prima, sono Antonella. Ammettendo che, visto che lavoro in un'azienda piccolissima e che il mio capo non gli interessa che io abbia il Green Pass piuttosto che questo, non c'è la possibilità, questo mi viene il dubbio, visto considerato come sono contorti quelli del governo, che io vado a lavorare e percepisco uno stipendio, però non ho da nessuna parte il Green Pass, non arrivano al punto di, non so, controllare il tuo conto corrente, se ti va sullo stipendio, cose del genere. Cioè, questa possibilità, secondo voi, parere? No, secondo te, se possono controllare da remoto, se c'è il Green Pass o no? Sì. Questa è la domanda, no? Questa è la domanda, cioè, fare un confronto, cioè, una cosa incrociata, no? Quindi sì, tu lei ha preso lo stipendio, quindi okay. È stata presente, ma ha Green Pass o non. Allora, può accadere, infatti, molti siti, i nostri siti del nostro ambiente hanno consigliato di disattivare l'accesso al fascicolo sanitario elettronico. Ricordiamo un attimo questa situazione. Cioè, i dati della vaccinazione confluiscono nel fascicolo sanitario obbligatorio, cioè elettronico, che ogni cittadino ha. Va bene? Okay. Per esempio, sono andato a controllare il mio, allora ti devi fare lo SPID. Vai sul sito della tua regione, va bene, Regione Lazio, immagino. Lo SPID ce l'ho. Ecco. È facile, l'ho fatto in pochi minuti. Tu vai sul sito della regione, okay. È scritto proprio fascicolo sanitario elettronico, entri con lo SPID e controlli che nessuno abbia accesso al tuo fascicolo, neanche il medico di famiglia, capito? Ah, ci sono delle ci cose sono delle, che io posso... Bravo, ci sono delle spunte, ci sono delle spunte. Chi lo può leggere? Tutti, qualcuno, pochi. Adesso sto facendo un'approssimazione. Il medico di famiglia, tu togli tutto, lo puoi vedere solo te, capito? Ah, ok. Devi negare l'accesso a tutti, se riesci a cancellarlo ancora meglio, perché poi dipende anche un po' come sono configurati i parametri, eccetera. Cioè, in realtà noi non dovremmo neanche averlo. Cioè, tu si elimina e meglio è, diciamo, ripeto, quantomeno togliere l'accesso. Poi se magari non l'hai mai neanche attivato, ancora meglio. No, perché cosa che sei purtroppo ho avuto il Covid l'anno scorso, l'ho dovuto attivare. Va bene, è una cosa che serve solo a loro, non a noi, noi non cerchiamo niente, serve solo per schedarci, quindi se lo azzeri il più possibile è meglio. Questo è un consiglio che danno tutti i siti del nostro ambiente, perché appunto evita questo, che per esempio passando dal medico di famiglia, quando hanno voglia possono fare questo controllo, certo, scrivono ai medici di famiglia, dice il tuo assistito Antonella, come sta messa la vaccinazione Green Pass? E quello entra e risponde al governo. E poi giustamente mandano le finanze e dice questo ha percepito uno stipendio per la presenza di tot giorni, perché c'è pure chi fa i tamponi magari, o incrociano qualche giorno che c'è il tampone, qualche giorno no, dice come manda a lavorare che... Certo, adesso non c'hanno tempo di farlo, però se gli viene in mente lo possono fare, capito Antonella? Certo, sì sì. Allora, intanto disattiviamo questo fascicolo, poi sicuramente nell'immediato avranno altre carte da pelare, non ce la fanno a farlo. Però può diventare questo un tema che tu sollevi importante se purtroppo questa aberrazione dovesse continuare. Quindi a quel punto effettivamente anche con il consenso così informale del datore di lavoro sarebbe comunque pericoloso andarci, perché poi c'è anche il tema dei contagi. Se questo covidiota che lavora con te magari sta male o via da un'altra parte il Covid comincia a parlare, a dire ma questa mi sa che non è vaccinata, capito? Voglio dirti. Sì, sì. Si sa che purtroppo poi la gente quando poi magari c'ha delle difficoltà così scarica subito sul prossimo. Quindi diciamo che tu puoi un po' avventurarti a questa soluzione, ma sapendo che comunque non è una soluzione anche questa di lungo periodo, insomma, per barcamenarsi un po', capito? Certo, ok, perfetto, grazie mille. No, grazie a te. Va bene, ragazzi, andiamo a dormire perché sennò qua veramente che stiamo a fatardi, eh? Quindi Salvatore... Niente, ti saluto, ti abbraccio, grazie a tutti, e diciamo dei consigli preziosi. No, grazie a voi, spero insomma che siano qualcosa d'aiuto, spero che nessuno si sia annoiato, grazie a tutti. Va bene, io la sera quando
magari starò un po' libero dai miei impegni, mi collegherò e chi vuole ci facciamo una chiacchierata la sera. E comunque noi siamo a disposizione sia io che Salvatore, per qualsiasi consiglio mandateci in privato dei vocali su qualsiasi, diciamo, necessità oppure dubbi che ci avete. In tempo reale cercheremo di rispondervi o io o Salvatore. Ok, vi auguro una buonanotte, forza e coraggio, che noi siamo uniti e perderemo qualche battaglia, ma alla fine la guerra la vinceremo noi. Grazie Antonio, sei grande, grazie a tutti, grazie Antonio. Buonanotte, buonanotte.